Dottor Caltagirone, da maggio appunto è partito questo progetto di riorganizzazione delle sale operatorie. Questo progetto appunto ha come obiettivo principale la sicurezza, la maggior sicurezza degli utenti. Allora, il fatto di avere presentato un progetto di riorganizzazione ci muove nell'interesse e nel mettere in sicurezza tutta l'attività che viene fatta all'interno delle sale operatorie sui pazienti che usufruiscono di quei servizi all'interno dei due blocchi operatori. In questi mesi, dal mese di maggio, abbiamo raggiunto già qualche obiettivo, tipo l'attivazione di una recovery room, e nel progetto sono previsto addirittura l'utilizzo a tempo pieno, nel senso che sono libere da poter utilizzare due sale operatorie, una per l'urgenza e una per l'emergenza. Altra cosa già realizzata in questo periodo è un'area dedicata a tutta l'attività chirurgica ambulatoriale o di day surgery, che è completamente separata dall'attività delle sale operatorie dove è prevista l'anestesia generale. Cosa succedeva prima? Prima succedeva che i pazienti che vestiti in abiti borghesi entravano all'interno delle sale operatorie dove veniva fatto un intervento in anestesia generale, e questo sicuramente non era in una situazione igienicamente di sicurezza. E l'avere dedicato tutta un'area che c'era già da un punto di vista strutturale ma sottoutilizzata, dedicata per l'attività di desercere di tipo ambulatoriale, questo ci ha consentito di creare due flussi di pazienti, quelli sui pazienti che vanno in anestesia generale vanno nei due blocchi, e l'altro un flusso separato per i pazienti che vanno in attività ambulatoriale.